Oggi continuiamo la lezione intitolata L'artista è Dio. Col tempo lascerete questo mondo. Questo è un mondo di morte, quindi perché rimanere qui per sempre? Farete la vostra parte qui mentre Dio forma la sua immagine in te, e quando questa immagine sarà completata, vi sveglierete per nascere dall'alto. Allora il bambino apparirà per segnalare la tua nascita e adempirete la promessa registrata nel libro di Isaia. A noi è nato un bambino. 5 mesi dopo, il figlio di Dio ti viene dato come segno che l'immagine è ormai perfetta. Quando guarderai il volto di tuo figlio Davide, vedrai te stesso come l'eterna giovinezza. Tu ora sei Dio Padre, lui è tuo figlio, che ti glorifica. Se tu potessi vederti maturato, vedresti l'antico dei giorni, il cui figlio è la sua immagine ancora eternamente giovane. Quell'immagine si sta formando in te e col tempo si oggettiverà. Abbi dunque fede, che non è altro che l'appropriazione soggettiva della tua speranza oggettiva. Poni la tua speranza pienamente sulla grazia che ti viene incontro quando lo Spirito di Cristo sta davanti a te e ti chiama Padre. Dunque, cosa ci sta dicendo continuamente qui? Che la fede non è altro che l'appropriazione soggettiva della tua speranza oggettiva. Quindi prima ci appropriamo soggettivamente, cioè nella nostra immaginazione, facendo il nostro film mentale, la nostra immagine di quello che sarebbe se quello che vogliamo portare nella forma fosse già nostro. Quindi è l'appropriazione soggettiva. Io mi sono appropriato già di quello stato di essere, ho incarnato già quello stato, ho già quell'immagine, ho già, le sensazioni, ho già il sentimento, le emozioni di come mi sentirei se fosse già mio. Quindi mi sono appropriata soggettivamente della speranza oggettiva. E dopo aspetto che entra nella forma. Come? Non lo so come e quando, ma so che si oggettiverà, che entrerà nella forma. Nel 4 capitolo, lettera ai Galati, Paolo racconta la formazione di Cristo e si interroga dicendo: vedo che state adorando giorni e mesi, stagioni e anni, temo di aver faticato invano su di voi. Quando vedo un uomo che pensa avesse superato questi piccoli concetti e che invece torna alle immagini, ai giorni, ai mesi, alle stagioni, agli anni e a chiamarli santi, quando non c'è nulla di simile nel regno di Dio, io sento, come Paolo, che il lavoro è vano. Ogni momento del tempo è santo e ovunque tu sia è santo. Può essere un bar, può essere qualsiasi cosa, ma è un luogo santo perché tu sei lì. Altri possono dire che è sbagliato, ma io vi chiedo, chi sta lì? Dio è ovunque. Dio, e ovunque ci sia Dio, è un luogo santo. Questo è vero per ogni persona nel mondo, ma non lo sanno. Pensano di dover lasciare coloro che amano e correre in chiesa la domenica mattina, e se non arrivano in tempo, hanno violato il desiderio di Dio. Ma Dio desidera che tu rimanga a casa e ami la tua famiglia, e se un giorno puoi alleviare il peso di tua moglie con i bambini, fallo. Se non riesci a farlo bene, come fa lei durante la settimana? Fallo al meglio delle tue possibilità. Lei capirà e sarà benedetta per il tuo tentativo di alleviare il suo peso per il momento. Questo è molto meglio che precipitarsi in qualche chiesa e pregare divinità che non esistono. Dio è dentro di te ora. Non ti sto dicendo di non andare in chiesa. Ad alcune persone piace il conforto e le amicizie che vi si trovano. Si godono l'ora del caffè dopo la riunione, forse più del servizio. Molti sperano di incontrare una compagna o un compagno lì, ma non è di questo che sto parlando. Vi sto parlando del grande artista. Il suo nome è Io Sono. Poiché egli è la vostra meravigliosa consapevolezza di essere. In questo mondo, a questo livello,
seguito lo stesso schema che sta facendo il livello più alto della nostra consapevolezza di essere. Come unità collettiva, insieme, avevamo un'immagine. La nostra immagine era di rendere l'uomo come noi. Poi siamo diventati schiavi di questo sogno mortale e ora soffriamo di amnesia. In effetti è quello che ci è successo. Noi abbiamo scelto questa amnesia e quindi dobbiamo svegliarci da questa amnesia e ora è il momento di svegliarci. Ma l'uomo celeste che noi siamo veramente non romperà il suo impegno. Egli rimane legato ai suoi sogni mortali di bene e di male fino a quando non formerà la sua immagine in se stesso. Ogni stato in cui scegli di entrare sarà registrato e sommato, mentre lui rimane fedele a quell'immagine divina. E quando l'immagine apparirà, tu vedrai Davide, l'unto, il Cristo. Ho trovato il mio unto, il mio eletto, il mio primogenito, ed egli mi ha chiamato padre. Mi ha chiamato Dio, la roccia della sua salvezza. Questo è vero, perché io l'ho fatto nascere. Ora posso andarmene in pace, perché ho fatto esattamente quello che mi ero ripromesso di fare all'inizio dei tempi. Ci è stato insegnato dallo stato primordiale che colui che era desiderio fino a che non fosse. Ho voluto fare l'uomo a mia immagine e somiglianza. Non ho deviato dal mio desiderio, ma mantenevo quella visione davanti a me costantemente, indipendentemente da ciò che facevo nei livelli inferiori del mio essere. Ho fatto in modo che tutto si sommasse, perché tutte le cose operano per il bene di colui che ama il Signore, che è l'essere superiore dell'individuo. Stasera ogni desiderio del vostro cuore è possibile da raggiungere. Che nessuno vi dica cosa dovete desiderare, perché tutte le cose sono a vostra disposizione ora. E questo è molto importante da capire, da incarnare, da sapere, da conoscere, da sentire vostro, da sentire nostro. Che se noi manteniamo la visione di quello che desideriamo e non dubitiamo mai che quella cosa entra nella forma, esattamente così come l'abbiamo vista nella nostra immaginazione, l'abbiamo vista perché? Perché era lì, perché è qui ora, perché quella fotogramma di quella situazione, di quella cosa, di quel desiderio realizzato c'è già ora. Una parte di te c'ha già quello che vuoi, ora. Un'amica ha condiviso con me una serie di sue visioni. Vuole essere una compositrice e le dico subito, può essere grande quanto vuoi. In una delle sue visioni si è trovata in compagnia di Chopin, che le stava mostrando come comporre. Sembrava che stessero camminando sopra uno specchio d'acqua e mentre lei guardava l'acqua non era solo il soggetto ma l'ispirazione della composizione. Questa ragazza ormai adolescente condivise con me questa visione fantastica. In un altro sogno le fu detto di leggere il libro dei numeri dell'Antico Testamento. Ebbene, è nel 12° capitolo dei numeri che ci viene detto che Dio ti parla in sogno e si fa conoscere in visione. Quando la visione si trasforma in parola, si afferma la presenza della divinità. Nella sua visione, lo spirito di Chopin le stava dicendo, anche se non vedeva il suo volto, come comporre. Il volto non si vede subito, infatti non lo vedrete fino a quando non apparirà il figlio. Poco prima vedrete il Signore risorto e vi fonderete con Lui. E quando apparirà suo figlio, vedrete voi stessi, resi giovani. Davide è l'immagine dell'essere che si fonde con te, solo giovane, lui un eterno giovane, e tuo figlio, che ha sempre fatto la tua volontà. Nella visione della mia amica è con Chopin. Essendo una pianista, quale migliore istruttore potrebbe avere? Viene istruita spiritualmente, perché lo spirito di Chopin, perché nel profondo della sua anima sono una cosa sola. Qualunque sia la vostra ispirazione, attirerete a voi ciò che avete supposto di voler essere.
Se nell'occhio della tua mente una certa persona è grande e tu vuoi essere grande come lui, la tirerai fuori da te per istruirti. Ma stai istruendo solo te stesso, perché ogni visione ha luogo all'interno dell'immaginazione umana. Tutto ciò che vedi, anche se appare all'esterno, è all'interno della tua immaginazione, di cui questo mondo della mortalità non è che un'ombra. Esattamente così. Tutto quello che desideri è già dentro di te ora, assolutamente. Non c'è nulla di esterno. Quello che vediamo all'esterno è solo una proiezione di quello che c'è dentro di noi. Fuori è il riflesso di ciò che è dentro. Esattamente così. È come uno specchio il mondo. Il mondo riflette solo ciò che c'è dentro di noi. Ecco perché bisogna assumere che quello che vuoi c'è già. Scegliete un'immagine e rimanete fedeli a quell'immagine. Scegliete un'immagine che vorreste esprimere. Sentite di essere quell'immagine. Appropriatevene così tanto che deve uscire nel vostro mondo di ombre. Questo è pregare, perché la preghiera è la vostra meravigliosa immaginazione umana, intrinsa di sentimento. Potrei raccontarvi storia dopo storia di tutti coloro che si sono inzuppati della sensazione di avere il desiderio e di ottenerlo. Sentite la fede, se questo è il vostro desiderio. Sentite il brivido dell'applauso o la gioia di un bambino tra le vostre braccia. Tutto è possibile se lo sentite. Se lo fate con la ragione, non accadrà mai, perché il fallimento diventa la vostra immagine. Non ve ne rendete conto, ma siete in due. Ed è il vostro io più profondo che vi dice che non può accadere. Ma nessuna convinzione reale può mai essere soppressa a lungo, perché la tua convinzione interiore deve trovare una qualche dimora oggettiva esterna, e la troverà. Qual è la tua convinzione profonda stasera? Qual è la vera immagine che ti credi di essere? Sei un fallimento o sei uno di successo? Se credete ai titoli dei giornali, avete paura perché essi prosperano sulla crisi. Sai che ci sono persone che scrivono solo titoli? Le buone notizie sono sempre messe in decima pagina. Se invece la notizia è spaventosa, la troverete stampata in prima pagina. I nostri ragazzi stanno andando sulla Luna stasera. Il loro viaggio ha ottenuto la prima pagina oggi. Ma se domani succede qualcosa di violento, l'atto violento avrà i titoli dei giornali e non il nostro emozionante viaggio sulla Luna. Ignorate i titoli e rimanete fedeli alla vostra immagine. Cosa vuoi veramente? Non cercare di dirmi che sarà difficile, perché le tue stesse parole ne bloccheranno la realizzazione. Puoi credere che tutte le cose sono possibili a Dio? Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di me quando ho lasciato la piccola isola di Barbados all'età di 17 anni, avendo espresso il desiderio di essere un ministro della parola di Dio. Non istruito com'ero, e lo sono ancora nel senso formale della parola, chi avrebbe creduto che la parola di Dio mi sarebbe stata rivelata? Ma il mio unico desiderio era quello di ricevere una vera visione. Sentite questo? Perché sapevo che un uomo diventa ciò che vede. Non volevo che la visione fosse falsa, anche se mi fosse stata data da qualche gigante con molti gradi, perché avrei accettato la visione che segue. Volevo che la verità mi fosse rivelata, perché se è vero che un uomo diventa ciò che vede, allora volevo vedere la verità per diventare quella verità, e l'ho fatta. Quando vi parlo di Davide, parlo della verità rivelata e non da qualcosa che ho trovato in un libro. Rabbini, ministri e sacerdoti negano le mie parole perché non sono ciò che è stato loro insegnato. Essi portano le loro concezioni errate e prefabbricate delle scritture alle scritture e non possono capire le parole di uno che ha testimoniato la verità della parola di Dio. Ho trovato la verità, come fece Paolo. Non è venuta da un uomo,
né mi è stata insegnata da un uomo, ma è venuta attraverso una rivelazione, che era lo svelamento di Dio dentro di me. Questo svelamento è avvenuto quando sono stato confrontato e fuso con il Signore risorto. Mentre sei qui, non trascurare il mondo di Cesare. Devi pagare l'affitto, comprare cibo e vestiti. Non lasciare che qualcuno ti dica che questo è sordido. Devi farlo mentre sei qui. Devi rendere a Cesare ciò che è di Cesare. Dimenticate il concetto che Gesù ha preso il cibo dall'aria, perché non è vero. L'uomo il cui modello si svegliò e lavora come voi e io. E se pensate che io sia sciocco a riguardo, leggete i primi due versi dell'ottavo capitolo di Luca, dove si afferma che egli fu sostenuto da tre donne e dalle loro sostanze. Quando Paolo cominciò a raccontare le visioni, come si svolgevano in lui, disse: «Io mi guadagno il pane da solo». Non si guadagnava il pane dall'atmosfera, ma lavorava come un uomo, mentre cercava di persuadere tutti che si sarebbero svegliati per scoprire che erano Dio. E tutto ciò che è detto di lui nel Vangelo l'avrebbero sperimentato personalmente. Vi dico quello che so per esperienza. Non sto teorizzando, non sto speculando. Spero che mi credete così tanto che quando lascerò questo mondo non dimenticherete il mio messaggio. Posso dirvi, potete pensare di aver vacillato nella formazione dell'immagine che vi eravate prefissato fare all'inizio, ma non è così, perché la profondità del vostro essere e del mio essere sono una cosa sola, e questa fratellanza non ha mai vacillato una volta. Ha accettato all'inizio di sognare questo sogno di vita, di concerto. Questo abbiamo fatto e continueremo a fare finché l'immagine non si sarà formata in ognuno di noi. Ora entriamo nel silenzio e io mi fermo qui. Domani vediamo un'altra lezione. Grazie a tutti. Ciao, a domani.